Sulle orme del Che Guevara, è proprio da qui, dal punto più meridionale toccato dal rivoluzionario argentino, che inizia il nostro percorso. Un viaggio per certi aspetti simili, dove il denominatore comune resta sempre la moto, che a distanza di 42 anni si trasforma da una chiassosa Norton 500 in una lussuosa e comodissima Suzuki Intruder 1500. Il punto di partenza è quella stessa Patagonia capace di sedurre personaggi dal calibro di Chatwin e Darwin, del Calafate e del Chantin per ammirare la struggente bellezza del Fitzroy, per poi proseguire molto più a sud fino ad entrare in uno dei luoghi più affascinanti dell'immaginario collettivo, la Terra del Fuego. È da qui, da Ushuaia appunto, la città più a sud del mondo, dove per tutti i motociclisti termina l'avventura, per noi ha il vero inizio. Stanchi delle solite mete, dei soliti itinerari, abbiamo voluto realizzare qualcosa di speciale, di straordinario, utilizzando una rompighiaccio lunga 97 metri e spinta da un motore diesel con 12.000 cavalli. L'unica scelta per giungere fin qui. Approdiamo proprio a Vernadsky Base, quella base scientifica dove nell'85 fu scoperto il buco dell'ozono. Convinco Igor, uno degli scienziati, ad effettuare una misurazione in diretta con lo spettrofotometro. I dati al momento non sono allarmanti, anche se mi fa osservare che la temperatura atmosferica della Terra è in costante aumento e paradossalmente un incremento dell'effetto serra potrebbe portare di fatto allo scioglimento della calotta antartica, con un innalzamento di tutti i mari del mondo di oltre 65 metri. Intanto il viaggio prosegue e dopo 4 giorni di navigazione riusciamo ad oltrepassare il circolo polare antartico, fino a spingerci a 67 gradi di latitudine sud. Approdiamo a Paradise Bay, lo scenario superbo e l'incantevole suono del silenzio, interrotto dai tuffi di una balena e fra lo starnazzare di colonie di pinguini, imprigionerà per lunghi, interminabili istanti l'essenza della nostra anima.